Lega Sergio Ronconi e vi invito una buona serata. Non so se vi risulta strano che sia una banca a proporre un argomento strategico come quello del testamento. In realtà il modello di business delle banche sta cambiando e noi in particolare stiamo cercando di trasformare quello che è il concetto di banca. Forse parlando di banca pensiamo all'imposta di bollo, pensiamo al tasso del conto corrente o di quelli che riporti conto termine, e a volte magari non pensiamo che la banca, col suo know-how, con la sua conoscenza, possa essere per noi un partner strategico su questioni veramente molto importanti per la nostra famiglia. Quindi il nostro modo di fare banca, soprattutto parlando di private banking, è sicuramente un'attenzione a quello che è la pianificazione familiare, pianificazione finanziaria, perdonatemi. Pianificazione finanziaria vuol dire far rendere bene i risparmi, vuol dire avere degli obiettivi e far sì che i propri risparmi ci mettano nella condizione di raggiungere gli obiettivi, che sono gli studi dei figli, sono la casa al mare, sono la casa al lago, magari non per voi, visto che avete il lago qua vicino, però per noi di Brescia magari sì. Quindi la pianificazione finanziaria è l'accantonamento di denaro finalizzato a quello che sono le esigenze familiari. Poi c'è un'altra tematica un po' più ampia, che è la pianificazione patrimoniale. Qua ci sono le questioni importanti che riguardano anche ad esempio l'aspetto della successione, quindi la pianificazione successoria che vedremo stasera, ma ci sono altri aspetti che sono la protezione dei beni, tema molto importante visto che in questo momento alcune aziende stanno soffrendo e quindi c'è molto bisogno di consulenza anche da questo punto di vista. Parliamo da questo punto di vista anche di mercato immobiliare, quindi il mercato immobiliare come mercato sul quale investire, però investire con delle logiche diverse probabilmente rispetto a quelle alle quali eravamo abituati. C'è poi il tema anche della riservatezza in un mercato sempre più tutelante dal punto di vista della privacy. Quindi il modello di banca si trasforma con quello che oggi viene definito wealth management. Wealth vuol dire patrimonio, quindi la banca ha l'obiettivo di accompagnare i propri clienti in tutte le tematiche che sono relative sia all'aspetto familiare e sia per gli imprenditori agli aspetti che riguardano l'azienda, perché anche l'azienda sta vivendo delle trasformazioni molto importanti, soprattutto nell'ambito del corporate finance, quindi la banca non solo interviene attraverso finanziamenti, ma anche con forme innovative, che sono i mini bond, sono quotazioni in borsa, sono operazioni straordinarie, sono ricerche di partner strategici, partner finanziari, e quindi il ruolo del private banker e della banca è sempre di più mettere a disposizione il know-how che nel tempo si è acquisito per crescere assieme ai propri clienti. Per fare questo è chiaro che la nostra figura si evolve, nel senso che fino a ieri probabilmente ci si limitava alla gestione del portafoglio, oggi per affrontare le tematiche a 360 gradi sul patrimonio abbiamo bisogno anche di specialisti, quindi di partner collaudati che possono poi mettere a terra le tematiche che vengono evidenziate. Noi stasera abbiamo qua il nostro partner, che è Kleros, che è specializzato nel passaggio generazionale. Abbiamo dei partner sul territorio, che sono gli studi dei commercialisti e degli avvocati, sono delle eccellenze con le quali che noi andiamo a individuare sul territorio per fare un lavoro di squadra al servizio della comunità. Presente appunto il notaio Grazioli, che ha lo studio qua nella piazza di Lonato. Quindi l'intento è quello di fare squadra, e l'intento poi è quello anche di calare a terra queste conoscenze. Io credo che una volta che uscirete di qua avvertirete una certa urgenza per vedere se la statistica che abbiamo visto prima è corretta. Il 92% di noi ha provveduto, non ha provveduto, solo l'8 ha provveduto. Quindi avvertirete una certa urgenza. Il compito nostro è non solo farle emergere, ma nel limite possibile, se volete, di accompagnarvi affinché tutto questo venga messo a terra per dare delle risposte concrete a voi, ai vostri familiari, alle persone alle quali voi tenete. Con questo io ho chiuso, lascio la parola al dottor Doria di Kleros e vi ringrazio di essere intervenuti così numerosi.